Napoli, Vomero, Via Scarlatti, nuova puntata di Sfogo Ema Live. Io volevo sfogarmi innanzitutto con un amico che mi ha fatto trasferire a Torino, ma poi si è comportato di delusione. Se tieni tutto dentro è peggio, sfogati. Il Napoli ha fatto una squadra fortissima, soltanto c'è un dubbio: il Napoli è una squadra prettamente all'attacco. Ci divertiremo molto quest'anno. Spalletti è un grande allenatore, non devono dire s***ate questi cretini di tifosi napoletani. Sono stato spettacoloso. Ma se i giocatori di palla a nuoto nuotano, i giocatori di palla a volo volano, e quelli di palla a mano che fanno? Io mi sfogo contro le nuove generazioni che non hanno più voglia di lavorare e mi chiedo come mai hanno perso questa voglia di lavorare? Forse è dovuto al reddito di cittadinanza? Forse è preferibile ricevere lo stipendio fino a casa? Boh, mi sfogo contro le nuove generazioni o mi sfogo contro il reddito di cittadinanza? Non lo so, ma io mi sfogo. Vuoi tu prendermi come tuo legittimo sfogo? Buongiorno, il programma si chiama Sfogo Ema Live, è sposato? No. Come mai, scapolo? Come Alberto Sordi non voleva mettersi una sconosciuta in casa? Forse perché il mio mestiere che ha portato un po' forse a questo. Cosa faceva il gigolò? No, facevo il marinaio. E quante donne ha portato sotto coperta? Parecchie, sono contumate il coperto. Una settimana di vacanza, arrivo a casa e mi arriva a bolletta, luce e gas. Devo vendere la cucina. Bolozzate sta città. Se è un matematico mi fa arrabbiare, lo meno. Vi è piaciuta la puntata di Sfogo Ema Live? Mettete un like!